Chieti oramai è crisi conclamata, sicuramente di risultati, 3 pareggi e altrettante sconfitte sotto la nuova gestione tecnica di Gennaro Iezzo, ma anche di gioco e persino di voglia di poter risalire una china che appare sempre più ripida. Dopo un primo tempo in cui i neroverdi, pur subendo il primo gol, hanno risposto colpo su colpo, nella ripresa in campo si è vista solo la Tivoli che ha raddoppiato, legittimando un successo meritato di fronte ad un Chieti evanescente e quasi rassegnato. Chi non partecipa all'ennesima debacle è Fall, dirottato in tribuna come punizione per le dichiarazioni post Sora. Un'ulteriore complicazione per una squadra già col morale sotto i tacchi, ma tant'è. Iezzo rilancia a centrocampo Bartoli, in avanti il tandem offensivo Ardemagni e Alessandro Gatto, dirige Calzolari di Albenga. Pronti via e subito Tivoli in avanti con Camilli che è un buon pallone, bravo Antignani ad uscire e a chiudere lo specchio della porta. 13esimo, padrone di casa in vantaggio sugli sviluppi di una rimessa laterale, Vestenischi sfrutta una dormita generale dei neroverdi e insacca la porta. Il Chieti reagisce subito, calcio di punizione di Castellano, Ardemagni spalle alla porta, gira benissimo di testa, miracolo di Zappalà, poi Gatto non riesce a ribadire in rete colpendo il palo esterno. 17esimo, ancora Chieti, punizione di Castellano, deviazione di Diemma, Zappalà bravo a deviare in corner, sarebbe stato autogol. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Subito pericolosa la Tivoli con Camilli, Antignani sventa in calcio d'angolo. 21esimo, ci prova il neoentrato De Marco, il portiere neroverde è sempre attento. 29esimo, Tivoli vicino al raddoppio, Antignani esce male, ne approfitta Camilli che però da posizione defilata colpisce il legno. Intanto girandola di cambi su entrambi i fronti. Il monologo dei padroni di casa continua e al 39esimo De Marco su punizione regala una perla di rara bellezza. Partita chiusa. Nel recupero giusto il tempo di vedere un'altra bella parata di Zappalà su Ardemagni. Finisce qua. Chieti sconfitto e all'orizzonte spunta il derby in programma domenica prossima all'Angelini contro l'Avezzano.